Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di presentazione del tabellone del Master 1000 femminile di Miami. Come sapete, i due tabelloni di Indian Wells e Miami escono separati, quindi stamattina il tabellone femminile, domani il tabellone maschile con scadenza martedì per le donne alle ore 15, mercoledì per gli uomini alle ore 15. Quindi, tabellone che esce stamattina, pronostici fino a domani alle 15, tabellone che esce domattina, pronostici fino a mercoledì alle 15. Detto questo, invitandovi a iscrivervi al canale, partecipare al FannaTennis, troverete in descrizione tutti i like che vi servono, pagina Facebook, pagina Instagram, tutto ciò che vi serve e la pagina del tabellone. Parleremo anche della finale, delle due finali di Indian Wells. Prima di farlo, iscrivetevi al canale e lasciate like al video e ovviamente attivate la campanella per le notifiche. Parliamo prima delle finali. Finale di Indian Wells ha senso unico, la finale femminile, la Swiatek ha sofferto un set per battere la Sakkari, poi nel secondo non c'è stata partita, molta più lotta c'è stata tra Fritz e Nadal. Ha vinto Fritz contro un Nadal malconcio, contro un Nadal eroico perché è riuscito a portare al tiebreak, pur essendosi e no al 50% di condizione per un dolore ai pettorali. Fritz ha avuto la possibilità, ha avuto un mini break di vantaggio e due servizi per portare la partita al terzo. L'ha mancata, ha concesso i due punti al servizio Fritz al secondo match point perché ne aveva già avuto uno o due, ora non ricordo, e ha chiuso la contesa sdraiandosi chiaramente per la felicità. Lui nato a pochi chilometri di distanza da Indian Wells, che vince Indian Wells, insomma, impresa delle imprese, impresa che, visto il campo dei partecipanti, avrebbe potuto fare anche un italiano, e qui un pochino si rosica per la vittoria di Taylor Fritz. Però comincia Miami, un'altra storia da mercoledì, ripeto, da martedì le donne, da mercoledì gli uomini, quindi parliamo del tabellone delle donne, del tabellone principale. Io vi dico per brevità di video, altrimenti viene molto lungo, semplicemente gli accoppiamenti del terzo turno. Per quanto riguarda il primo, i teorici accoppiamenti del terzo turno, e per quanto riguarda il primo turno, vi metto in descrizione il tabellone per potervelo studiare, per poter fare tutti i pronostici che volete. I pronostici del femminile si fanno sotto questo video. Nel video che esce domani si potranno fare sia i pronostici del maschile che i pronostici del femminile, pronostici del femminile che chiudono domani alle ore 15, quelli del maschile chiudono mercoledì alle ore 15, lo ripeto ancora una volta. Quindi terzo turno teorico di Indian Wells tra Sabalenka e Casantina, tra Bencic, che Sabalenka 1, Casantina 25, tra Bencic 22 e Svitolina 15, tra Raducanu 11 e Halep 23, tra la Giorgi 27 e la Pliskova 6, Kontaveit 3 e Cornet 31, Fernandez contro teoricamente Fernandez 18 contro teorica Herbert 13, Collins 9 contro Zidanski 19, Sorribe Stormo a 32 contro Jabeur 8, Badosa 5 contro Vondrousova 30, Mertens 20 contro Azarenka 12, Pegula 16 contro Rybakina 17, quindi questo dovrebbe essere un terzo turno veramente equilibrato. Madison Keys 26 contro Sakkari 4, Muguruza 7 contro Kvitova 28, Kudermetova 21 contro Ostapenko 10, Gauff 14 contro Kristea 24, Samsonova 29 contro Swiatek 2. I teorici ottavi di finale: Sabalenka, Svitolina, Sabalenka 1, Svitolina 15, Raducanu contro Pliskova, Raducanu 11, Pliskova 6, Kontaveit contro Kerber, Kontaveit 3, Kerber 13, Collins 9 contro Jabeur 8, altro ottavo di finale
che fa somma 17, quindi teoricamente equilibratissimo. Badosa 5 contro Azarenka 12, alta somma 17, Pegula 16 contro Sakkari 4, Muguruza 7 contro Ostapenko 10, alta somma 17. Per chi non sapete, gli ottavi perfetti devono fare somma 17, 1, 16, 2, 15, 3, 14, 4, 13, 5, 12 e così via. Quindi la somma 17 è l'ottavo più equilibrato possibile. Gauff 14 contro Swiatek 2. I teorici quarti di finale, qui la somma teoricamente dovrebbe essere 9 e abbiamo Sabalenka 1, Pliskova 6, Kontaveit 3 contro Jabeur 8, quindi non ci siamo su somma 9. Badosa 5 contro Sakkari 4, eccolo il quarto di finale a somma 9. Muguruza 7 e Swiatek 2, altro quarto di finale a somma 9. Semifinali, teoricamente somma 5. Abbiamo Sabalenka teoricamente contro Kontaveit, Sabalenka 1, Kontaveit 3 e di conseguenza Sakkari 4 contro Swiatek 2. Questo è il teorico tabellone. I primi turni, ripeto, li vedete nel tabellone che vi posto in descrizione insieme a tutto ciò che vi serve per partecipare al Fantatennis. Il tempo purtroppo per il tabellone è un po' largo, un tabellone a 98 giocatori, a 98 giocatrici con 32 teste di serie, quindi 32 partite di primo turno, è un po' lunga, viene un video un po' troppo lungo dirvele tutte, vi conviene controllare direttamente dal link del sito dell'ATP, controllare se vi interessa, soprattutto gli avversari del secondo turno delle varie giocatrici, e poi se vi interessa eventualmente pronosticare qualche giocatrice diversa dalle teste di serie. Vi ricordo il procedimento: dovete scegliere una giocatrice tra la 1 e la 4, una giocatrice tra la 5 e la 8, una giocatrice tra la 9 e la 16, ovviamente si sta parlando di teste di serie, e una giocatrice fuori dalle teste di serie, dove fuori dalle teste di serie si intende dalla numero 17 in poi. Vi ricordo ancora che dalla 17 alla 32 saltano il primo turno, le altre sono un turno indietro, chi vince fila al secondo turno la testa di serie. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ricordo che per quanto riguarda il femminile, i pronostici chiudono martedì alle ore 15. Ci vediamo domani per il pronostico per il tabellone del maschile. Ricordandovi che Andy Wells ha vinto la Swiatek per quanto riguarda il tabellone femminile e la stra sorpresa Fritz per quanto riguarda il maschile. Buona giornata a tutti e grazie di averci seguito.